Imparare nuove parole in inglese. Questo è l'obiettivo principale di qualsiasi studente di inglese, sia che tu sia agli inizi, sia che tu sia uno studente più avanzato. E questa cosa è più che giustificata, perché se ci pensi, è un po' come se la grammatica fosse lo scheletro della lingua. E ok, è importante avere una buona struttura per stare in piedi, però le parole sono invece i muscoli e sappiamo che senza muscoli lo scheletro non si muove. Possiamo avere la grammatica più perfetta che esista, però se poi non abbiamo i muscoli, le parole con cui metterla in pratica, allora non ci serve a niente. Più vocaboli conosciamo, meglio riusciremo ad esprimerci in inglese, però purtroppo spesso memorizzare nuove parole sembra davvero difficile. E questo è così perché non si applica il metodo giusto. Hi, my name is Lara, I'm a SALSA Certified English Teacher. Sono nata e cresciuta in Italia, eppure ora parlo l'inglese come se fosse la mia lingua madre. Io, oltre a parlare l'italiano e l'inglese, ho anche studiato il francese per molti anni e parlo fluentemente anche lo spagnolo. Quindi, essendo una poliglotta, qualcosina riguardo all'apprendimento di vocaboli nuovi lo so. Prima però di andare a vedere le tecniche migliori per immagazzinare nuove parole, dobbiamo andare a fare una distinzione che va fatta, altrimenti non possiamo andare avanti. Cioè quella tra vocabolario passivo e vocabolario attivo. All'interno della nostra mente, infatti, esistono due categorie di parole. Quelle che semplicemente riusciamo a riconoscere, cioè guardiamo un film, leggiamo un testo, vediamo quella parola e la sappiamo decifrare, sappiamo cosa significhi, e poi quelle parole che invece non solo riusciamo a riconoscere, ma che sappiamo anche utilizzare in modo sciolto all'interno di una conversazione. Ecco, queste ultime parole sono quelle che entrano a far parte del vocabolario attivo e l'obiettivo di questo video è andare proprio a vedere come fare ad ampliare questo vocabolario qua. Ma andiamo quindi a vedere le strategie migliori per farlo. La memorizzazione a lungo termine dei nuovi vocaboli avviene in tre step. Il primo è quello del contesto, cioè dobbiamo andare a trovare le parole che vogliamo imparare all'interno di un contesto. Su questa cosa non mi dilungo perché ho già fatto altri video, probabilmente questa cosa qua del contesto ti sta uscendo fuori dalle orecchie, però è davvero importante. Non possiamo pensare che semplicemente leggendo una lista della spesa con tutti i vocaboli che vogliamo imparare, che questi ci rimangano e poi li sappiamo utilizzare bene, correttamente e con facilità. Non funziona così. I risultati migliori li abbiamo quando andiamo a estrapolare i vocaboli che vogliamo imparare da un contesto, cioè da una storia, da un dialogo. Una volta individuato il nostro contesto e individuate le parole che vogliamo memorizzare, arriva il secondo step, cioè quello dell'annotazione. Io quello che ti consiglio di fare è andare ad annotare tutte le parole nuove all'interno di un unico spazio, cioè evita magari di segnarti una parola sul cellulare, un'altra su un post-it, un'altra ancora sullo scontrino dell'Esselunga, perché sennò poi diventa un disastro andare a ripassare. Io personalmente utilizzo un language journal con cui mi trovo bene perché rimane tutto organizzato. Però in realtà non serve niente, cioè basta un quadernino semplicissimo della cartoleria. Quello che è importante non è tanto dove le scrivi, la cosa importante è come andiamo ad utilizzare questo quadernino o questo language journal. Perché una cosa che non possiamo fare è limitarci a scrivere la parola. La cosa ideale sarebbe per ogni parola andare a completare quattro sezioni, prestare attenzione a quattro aspetti. Sto parlando del MFPA. Andiamo a vedere cosa sono queste quattro sezioni e a cosa dobbiamo prestare attenzione per imparare delle parole nuove. Cominciamo dalla M, ovvero meaning, il significato. Questa cosa è abbastanza intuitiva, cioè dobbiamo conoscere il significato di una parola. Quello che io ti sconsiglio di fare, e anche qua non mi dilungo perché ne abbiamo già parlato e riparlato, è quello di scrivere la traduzione in italiano. La cosa migliore in questo caso è andare sempre a fare un'associazione tra parola e immagine. Quindi magari fatti un disegnino, se invece lavori sul digitale come me, allora puoi prendere un'immagine da Google e copiartela, piuttosto che se hai un livello già intermedio o avanzato, puoi scriverti direttamente la definizione che hai copiato da un dizionario monolingua. Una volta che ci siamo presi cura del meaning, allora passiamo alle altre tre sezioni, che normalmente sono quelle che non vengono tanto considerate. La seconda sezione è la F, ovvero form. Quando parlo di form, cioè forma, non sto parlando semplicemente di come viene scritta una parola, che per carità anche quello è importante perché sappiamo che lo spelling è importante, ma sto parlando di tutto quello che c'è attorno alla parola, cioè che preposizione viene prima, che preposizione viene dopo,
va accanto a un aggettivo, c'è un verbo che l'accompagna. Tutte queste cose sono aspetti a cui dobbiamo prestare attenzione, perché se non lo facciamo, poi finiremo col o utilizzare questa parola in modo non corretto, comunque innaturale, o addirittura finiremo col non utilizzarla, perché succede spesso che uno studente che non è molto sicuro sull'utilizzo di una parola preferisce non utilizzare quella e optare per una parola con cui invece si sente un po' più a proprio agio. Quindi, per evitare questi problemi qua e assicurarci che queste parole finiscano nel nostro vocabolario attivo, allora mi raccomando di prestare attenzione alla form. Una volta prestata attenzione a questo, passiamo alla P, pronunciation. Questa, diciamo che è ovvia, è la pronuncia. Mi raccomando, prima di marcare a fuoco nella nostra mente delle parole, assicuriamoci per favore di riuscire a pronunciarle bene, perché se no poi si creano delle abitudini di pronuncia che quelle sono davvero toste da togliere. E infine abbiamo A, ovvero appropriacy. Quando parlo di appropriacy, parlo di in quale contesti sia appropriato o meno utilizzare questa parola. Non tutte le parole sono uguali, ce ne sono alcune che sono più formali, altre che sono meno formali. Quindi questa parola la posso utilizzare solo con amici, oppure la posso utilizzare solo in un documento importante, perché altrimenti i miei amici mi guarderebbero straniti e penserebbero che sto parlando come un dizionario. Tutte queste cose le dobbiamo prendere in considerazione. E ora tu dirai, Lara, ma io queste cose le devo fare per ogni parola che imparo? Allora sì e no, perché in realtà se tu sei stato abituato con questa mentalità, la parola è associata a una definizione e morta lì, allora in quel caso io ti consiglio proprio fisicamente di scrivere tutte queste cose qua, perché devi abituarti e abituare la tua mente, quando vedi una parola nuova, a considerare tutti questi aspetti, a non limitarti a un unico aspetto. Ora è anche vero che più lo fai e lo noterai, più diventerai bravo a farlo e ti ci vorrà un secondo per renderti conto di tutto e quindi riuscirai a percepire tutte le informazioni tutte insieme. Però appunto è un processo, quindi se non hai mai fatto questo tipo di ragionamento, io ti consiglio di farlo parola per parola e poi vedrai che diventerà sempre più facile, sempre più automatico. Perfetto, ora che abbiamo la nostra lista di parole, le abbiamo analizzate, sappiamo tutto quello che vogliamo sapere su di loro, è arrivata la fatidica fase della memorizzazione, che è quella che normalmente fa disperare gli studenti, perché c'è chi dice: non ho memoria, la leggo ma non la ricordo, l'avevo imparata, la sapevo, però adesso la vedo sul testo e non mi viene in mente. Insomma, una fase che può generare tanta frustrazione. Quello che noi vogliamo fare ogni volta che impariamo una parola nuova in inglese è assicurarci che questa finisca nella nostra memoria a lungo termine. Perché questo accada, ci vogliono più esposizioni a questa parola. Perché altrimenti cosa succede? Se io vengo esposta a una parola un'unica volta, io avrò la memoria bella fresca di questa parola in un primo momento, però per forza di cose, per un processo naturale e normale, via via la memoria di questa parola andrà a scendere, andrà a diminuire finché non me la scorderò completamente. E non vogliamo questo. Per evitare che ciò accada, andremo ad applicare due tecniche. Quella della space repetition, detta in italiano ripetizione spaziata, e quella del richiamo, in inglese recall. Non ti far spaventare da questi che potrebbero sembrare paroloni, perché sono due concetti semplicissimi, terra terra, e adesso andiamo a vedere come applicarli. Quindi abbiamo detto che vogliamo memorizzare queste parole. La prima cosa da fare è, per l'appunto, memorizzarle, quindi andremo a studiarle. Io normalmente leggo un po' di volte le parole, quello che faccio è cercare di leggere la parola all'interno del contesto, all'interno della frase, con quella la associo alla scena del film o della serie TV che stavo vedendo, e già quella mi aiuta tantissimo a memorizzarla. Quindi questa prima fase va fatta, sì o sì, le parole vanno memorizzate. Però, ed è qua che entra in campo la space repetition, cosa succede? Per evitare che la memoria di questa parola, di queste parole, via via diminuisca, noi lasciamo passare uno spazio, cioè facciamo una pausa, e dopo, ad esempio, 2 o 3 giorni, andiamo a ripassarla, andiamo a ripeterla. Quindi prendiamo la nostra lista di parole e ripetendola vedrai che la memoria che stava sparendo è come se le venga data una scossa e improvvisamente tutti i contenuti, tutte le parole ritornano a galla. E quindi ci assicuriamo di riportare questa informazione allo stesso livello di quando le avevamo appena imparate. Ora, quello che facciamo poi
è lasceremo passare un altro spazio, quindi faremo un'altra pausa, questa volta più lunga. Se all'inizio avevamo lasciato passare 2 o 3 giorni, faremo passare, non so, 1 settimana, 10 giorni. E così facendo, anche là, giusto quando la memoria di queste parole se ne stava andando, ci stava abbandonando, zac, noi andiamo a riportare tutto alla superficie. Così facendo e aumentando via via gli spazi di ripetizione, ci assicureremo che queste informazioni andranno a finire nella nostra memoria a lungo termine. Non esiste una formula perfetta, non ti posso dire fallo dopo 2 giorni, poi dopo 1 settimana. Lì dipende un po' da te e dalla tua memoria. Ovviamente se ti rendi conto che vai a ripassare e non ti ricordi niente, lì è un segnale che probabilmente hai lasciato passare troppo tempo tra una ripetizione e l'altra. Quando andiamo a fare le nostre sessioni di ripetizione, di ripasso, andiamo ad applicare quell'altra tecnica di cui ti parlavo, che è quella del richiamo. Cioè, anziché semplicemente limitarci a metterci là a leggere le parole che avevamo scritto e le loro definizioni in modo passivo, cerchiamo di fare un ripasso attivo. Io ad esempio una cosa che faccio è quella di coprire la parola che voglio ricordare e leggere semplicemente la definizione per vedere se riesco a ricordarla. Questo processo qua di richiamo delle informazioni è quello che poi ci aiuta ancora di più a memorizzare a lungo termine i vocaboli che vogliamo imparare. E ora so cosa stai pensando. Stai dicendo: Lara, ma io devo fare questa cosa qua della spaced repetition per tutte le parole che ci sono in inglese, ma mi ci vorrà una vita. No, non lo devi fare per tutte le parole che esistono in inglese. Questo perché se ci esponiamo con frequenza all'inglese, io normalmente suggerisco tutti i giorni, un pochino però tutti i giorni, ci sono delle parole che sono usate così spesso che già faremo questa cosa qua della spaced repetition senza rendercene conto, perché noi vedremo una parola, faccio per dire la parola child, che è abbastanza comune, la vediamo una volta un giorno, poi magari la vediamo in un dialogo qualche giorno dopo, poi la rivediamo fra 2 settimane in una storia, e così facendo comunque io imparo queste parole, quindi non devo fare questo sforzo attivo. Così come io all'interno dei miei corsi non applico la tecnica della ripetizione spaziata perché non ce n'è bisogno, perché andiamo a fare già così tanto ripasso con l'assorbimento della storia, tutti gli esercizi di listening, la parte sui vocaboli, che volente o nolente uno i vocaboli li impara, anche se non li vuoi imparare ti vengono inculcati nella mente. Quindi in quel caso non è necessario. Però se stai imparando l'inglese per conto tuo e vuoi massimizzare i tuoi risultati e il tuo progresso, io ti consiglio di seguire questi step. Io spero che questo video ti sia stato utile e che possa applicare tutti i consigli che ti ho dato per ampliare sempre di più il tuo vocabolario in inglese e diventare via via più fluente. E noi ci vediamo nel prossimo video. I'll see you soon. Bye!